nostro primo punto del programma, il reddito di cittadinanza. Noi abbiamo sempre detto nel nostro intendimento politico che nessuno deve rimanere indietro. Abbiamo presentato il nostro progetto di legge, l'abbiamo presentato come emendamento alla legge di stabilità dell'anno scorso. Poi abbiamo messo in rete il nostro progetto e abbiamo ricevuto quasi 10.000 osservazioni. Avremo degli incentivi per le aziende che assumeranno i beneficiari del reddito di cittadinanza, avremo degli incentivi per lo stesso beneficiario del reddito di cittadinanza che troverà lavoro da solo. Sempre il beneficiario del reddito di cittadinanza, grazie all'ottimizzazione dei processi che siamo riusciti a inserire, avrà una pagina web dedicata nella quale potrà documentare la sua ricerca attiva di lavoro, così in modo da riuscire a far spendere meno tempo agli operatori del centro per l'impiego. Per fare il reddito di cittadinanza servono circa 17 miliardi, 15 miliardi e mezzo sono, sicuramente servono per l'integrazione del reddito per i cittadini, gli altri soldi, le altre risorse servono invece per migliorare quei servizi che completano il sistema reddito di cittadinanza. Ebbene, 15 miliardi e mezzo non è una cifra che ci siamo inventati noi. Noi l'anno scorso nella nostra proposta eravamo convinti che servissero più soldi. L'Istat ci ha confermato con la sua relazione annuale del 2014, con una sua simulazione, che 15 miliardi e mezzo servono per riuscire a dare quell'integrazione del reddito che serve circa 9 milioni di persone per uscire dalla, per uscire dalla povertà, per andare oltre la soglia del rischio di povertà. Ebbene, non lo diciamo noi, lo dice l'Istat, e di questo siamo veramente contenti. Ma in più abbiamo un'altra garanzia, il fatto che le coperture che abbiamo trovato hanno passato il vaglio del servizio bilancio di Camera e Senato, quindi sono coperture che esistono, che possono essere utilizzate. È solo una questione politica se non verrà realizzato il reddito di cittadinanza, perché gli strumenti ci sono, le risorse ci sono, basta solo farlo. E ora veramente vi illustro in modo sintetico le coperture che secondo noi sono necessarie per riuscire a portare fuori dalla povertà 9 milioni di persone. Ebbene, circa 3 miliardi li troviamo dall'aumento della tassazione sul gioco d'azzardo. Attualmente il giro d'affari sono 180 miliardi del gioco d'azzardo, una cifra veramente spaventosa. Ebbene, con circa 600 milioni potremmo utilizzarli per il reddito di cittadinanza. Gioco d'azzardo che terminerà quando il Movimento 5 Stelle andrà al governo. Ok? Su questo lo sappiamo già. Avremo un aumento della tassazione sulle grandi compagnie che si occupano di prodotti petroliferi, aumenta la tassazione col divieto che potrà essere distribuita sui consumatori. Avremo una vera riduzione dei costi della pubblica amministrazione che si articola in diverse modalità, quale il taglio dell'indennità dei parlamentari, l'eliminazione degli enti inutili e soprattutto l'accorpamento degli enti che fanno le stesse cose, il taglio e la razionalizzazione degli spazi utilizzati dalla pubblica amministrazione, quindi degli affitti, il taglio alle spese di consulenza della pubblica amministrazione e il taglio logicamente sulle auto blu. Ora, altri 8 miliardi li troviamo invece utilizzando e razionalizzando gli acquisti della pubblica amministrazione, una cosa di cui si parla poco. Attualmente esiste la piattaforma Consip, ma ne potrebbero sorgere anche altre, che aiutano le pubbliche amministrazioni a spendere meglio i soldi. Ebbene, da questa mossa riusciremmo a guadagnare 4 miliardi e mezzo da dedicare al reddito di cittadinanza, così come altre risorse ingenti possono essere recuperate da una misura patrimoniale sui grandi patrimoni che superano i 2 o i 4 milioni di euro. Poi abbiamo però la tassa patrimoniale l'applicheremo a patrimoni immobiliari che è appunto di queste dimensioni. Poi avremo un taglio sulle pensioni d'oro. Anche lì utilizzeremo la nostra proposta di legge sul taglio delle pensioni d'oro che ci porterà a circa 740 milioni, per poi arrivare logicamente al taglio sull'editoria, perché siamo sicuri che una stampa pubblica non ha bisogno di aiuti di Stato, una stampa libera, pardon. Il taglio delle spese militari. Attualmente in bilancio abbiamo circa 20 miliardi dedicati alle spese militari. Il nostro paese è un paese che ripudia la guerra, quindi buona parte di queste risorse possono essere utilizzate in altro modo. Al posto di creare armi possono dare sollievo alle persone che appunto vivono in stato di indigenza. L'8 per mille e il 2 per mille. L'8 per mille abbiamo una quota non distribuita che potrà essere tranquillamente utilizzata per il reddito di cittadinanza, così come anche il 2 per mille che hanno appena inventato i partiti da poco tempo, utilizzato per appunto finanziare i partiti. Ebbene, visto che la legge c'è, utilizzeremo anche quel 2 per mille per il reddito di cittadinanza, per poi arrivare logicamente a ridurre gli sgravi fiscali per banche e assicurazioni, e appunto da questo riusciremo a ottenere quasi circa 180 miliardi, milioni, pardon, scusate. Allora, il nostro reddito, con queste risorse riusciamo a creare questo sistema del reddito di cittadinanza. E
E quanti soldi riusciremo a dare a queste persone che vivono in stato di indigenza? Ebbene, per chi ha zero reddito ed è single riusciremo a dare 780 euro. È basato questa soglia, la soglia del rischio di povertà, è decisa a livello internazionale europeo ed è basata praticamente sul reddito mediano. Due parole sul reddito mediano. Qual è il reddito mediano? È il reddito sotto al quale sta il 50% della popolazione. Ebbene, i 6 decimi di questo reddito rappresentano la soglia di rischio di povertà. Noi permetteremo a 9 milioni di persone di raggiungere e superare questa soglia. Ebbene, quindi per il singolo 780 euro, per la famiglia invece avremo una scala di equivalenza. Nella vecchia proposta di legge abbiamo utilizzato la scala Carbonaro dell'Istat, che è una scala un po' antiquata. Quella che utilizzeremo adesso invece è la scala OCSE modificata, una scala più moderna, riconosciuta a livello europeo, che permette di distinguere se nel nucleo familiare ci sono delle persone giovani o adulte, in quanto si può la soglia di povertà cambia a seconda appunto di come è composto il nucleo familiare. La tabella è una tabella un po' più articolata, ma questo non rappresenta un ostacolo per la fruizione del reddito di cittadinanza. Ebbene, facciamo l'esempio, è una famiglia con un figlio maggiorenne, quindi abbiamo in tutto 3 persone, con il reddito di cittadinanza questa famiglia percepirebbe 1.560 euro al mese per arrivare a 18.720 euro di reddito annuale, sempre come integrazione del reddito, perché non dobbiamo immaginare che tutte le persone siano a zero reddito. Di solito, almeno abbiamo visto che come incidenza ci sono molte persone che sono di solito al di sotto della soglia di povertà, che però hanno altri redditi. Invece una coppia di pensionati con il reddito di cittadinanza, quindi immaginiamo che abbiano una pensione di 400 euro, quindi in due avranno 800 euro a disposizione, hanno attualmente 800 euro a disposizione, con il reddito di cittadinanza arriverebbero a 1.170, quindi direi una soglia dignitosa per riuscire a vivere in modo logicamente migliore. Questa è la nostra proposta.